Massimo, sì. Posso trattenerti un minuto, scusa? Ho pensato una cosa. Perché non provi tu a rispondere a quella lettera? Io? Ma perché? Beh, scrivi bene, vai diritto, senza patetismi. Sì, ma i sentimenti non sono il mio forte. Senti, io so quanto l'argomento ti tocca, di tua madre, di come l'hai persa da piccolo. Io ero appena arrivato al giornale, ero alla cronaca, e il direttore... Dai, insomma, scrivi quello che ti va, quello che ti gira per la testa. Tu hai sofferto, immagino, quando tua madre è morta. Chissà quante lacrime hai versato. Metticele dentro, queste lacrime. Metticele dentro! Non vergognarti. E non rileggere. Caro Simone, temo di non avere alcun titolo per rispondere alla sua lettera, tranne uno, di cui non vado certo orgoglioso. Sono orfano di madre, fin da bambino. Avevo 9 anni quando morì. È stato per me il vuoto, il panico. Era impossibile che non ci fosse più. Ogni volta che tornavo a casa pensavo di ritrovarla, di rivederla lì, in cucina, con la radio accesa. Tutte le sere, quando ero a letto, aprivo gli occhi di colpo nel buio, sicuro di trovarla seduta sul bordo del letto. Per me non era morta. Ai miei amici raccontavo che viveva in America. Poi, crescendo, ho smesso di parlarne e di pensare a lei.